Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Rosario De Sio che per la Oakmont Publishing pubblica un saggio molto interessante sulla paura. Ciao Rosario, grazie di essere con Ciao, noi. grazie a Tu voi. hai scritto Paura in letteratura, no? Vuoi parlarci di questo saggio dal titolo Chi ha paura di Lovecraft? Allora, sì, il saggio ha un titolo che è abbastanza provocatorio, nel senso che tende a, diciamo così, a porre l'accento sul senso di paura e su che cos'è la paura. Noi oggi siamo abituati sostanzialmente a vedere film dell'orrore o a leggere storie dove comunque c'è una manifestazione aperta della violenza, mentre invece lo scopo del saggio è mostrare proprio come si può, diciamo, si provocare paura nel lettore senza però mostrare apertamente l'orrore. Quindi, diciamo così, un lavoro molto più sottile, introspettivo, psicologico, che è appunto quello che fa lo scrittore, che fa Lovecraft. È un autore che possiamo dire di nicchia sostanzialmente, poco conosciuto, che non ha avuto un grande seguito, ma che poi nell'ultimo periodo, soprattutto grazie all'intervento di autori e di studiosi, sta venendo alla luce e quindi se ne sta parlando abbondantemente. Quindi lo scopo anche del mio lavoro è stato sostanzialmente provare a fare una sorta di antologia per capire come si muove Lovecraft, come appunto crea i suoi personaggi, i suoi orrori, quindi che cosa c'è dietro a quei racconti, racconti che per l'appunto sono sostanzialmente molto barocco, potremmo dire. Lui usa una scrittura molto ampollosa, una scrittura ricercata che, diciamo così, non si addice sostanzialmente a una scrittura dell'orrore. Cioè, di solito i romanzi dell'orrore sono molto più sobri, scarni e tendono a darti comunque più l'idea, diciamo così, dell'orrore in sé, te lo descrivono, te lo fanno vedere. Invece Lovecraft sostanzialmente non adotta questa tecnica, ma diciamo così, crea tutta una sovrastruttura molto più sottile dell'orrore, cercando quindi di creare, diciamo così, una partecipazione attiva del lettore senza mostrare poi le scene cruente, senza mostrare poi quelli che sono i suoi abomini. E questa sua tecnica, sostanzialmente, che ha origine anche in Edgar Allan Poe, perché anche Edgar Allan Poe ha utilizzato questo espediente letterario, cioè il non visto è più efficace di ciò che invece viene mostrato apertamente. E io è questo che ho cercato di fare, analizzando anche sostanzialmente il retroterra, anche filosofico, da cui parte poi. È un pochino come nell'erotismo, no? Il non visto è molto più efficace, ed è la stessa idea, forse è lo stesso meccanismo mentale, no? La paura immaginata è molto più forte del reale. A volte ci sono anche i film moderni dell'orrore che effettivamente, senza essere splatter, riescono, adesso forse non li chiamano più orrore, li chiamano più thriller, ma ci sono film in cui non vedi nulla o libri in cui non vedi nulla, eppure hai un senso di angoscia incredibile, il non visto dunque che stimola di più l'immaginazione. Questo non visto che stimola l'immaginazione in scrittura, in letteratura forse è ancora più forte, perché davvero l'immaginazione del lettore viene stimolata. Viene stimolata, tu parlavi dal punto di vista filosofico, psicologico, psichico, perché Lovecraft ha effettivamente anche esperienze con problemi psichiatrici, eccetera. Ce li vuoi raccontare? Sì, diciamo che ogni scrittore, ogni poeta, ogni, diciamo così, autore ha sostanzialmente un retroterra culturale, filosofico, cioè una concezione del mondo, della realtà, che poi inevitabilmente si va a tradurre in quelli che sono i suoi lavori, i suoi scritti. Pensiamo ad esempio a Leopardi, che è molto vicino a Lovecraft. Lovecraft sostanzialmente non si definì mai filosofo in senso pieno, però grazie al ricco epistolario che noi abbiamo a disposizione abbiamo una grande, diciamo così, diciamo una miniera vera e propria circa la sua visione del mondo, i suoi ideali sulla natura, la sua concezione della religione, la sua idea di Dio. E questi elementi poi, in un modo, diciamo così, molto sottile, molto elaborato, finiscono per influenzare, diciamo così, e per creare l'impalcatura delle sue opere sui quali poi poggiano i racconti. Ad esempio, Lovecraft dà grande importanza alla natura, all'elemento naturale, che non è soltanto quello relativo alla terra, e quindi è una visione, diciamo così, puramente terrena, ma è universale, cioè ha
a Lovecraft interessa sostanzialmente il cosmo, l'universo nella sua totalità, nella quale appunto l'uomo non è che un granello di polvere, diciamo così, una delle tante razze che popolano l'universo, non la più, diciamo così, la prescelta, l'elevata, che ha un ruolo guida, quindi nella storia, diciamo così, nello scorrere del tempo. E lui appunto focalizza proprio l'attenzione sul rapporto uomo-natura, e quindi la natura che in un certo qual senso poi trova sempre il modo di essere superiore, di rifarsi sull'uomo, che non riesce in un certo qual senso a capirla, a penetrarla nella sua essenza. E quindi, come dicevi tu, c'è sempre questo effetto di vedo non vedo, questa sorta di, diciamo così, gioco che lui fa in tutta la narrazione, tanto è vero che lui, pure quando deve descrivere gli abomini alieni che arrivano sulla Terra, lui non li descrive mai apertamente, cioè sono sempre, diciamo così, resi per paragoni, un po' come fa Dante nel Paradiso, quindi che non può dire di aver visto la Vergine Maria o il, diciamo così, il Redentore, però li restituisce attraverso delle similitudini, delle metafore, degli accenni. È la stessa identica operazione fa Lovecraft con i suoi, appunto, con i suoi mostri, con le sue entità aliene, che poi si può parlare di vero e proprio pantheon di divinità all'interno, diciamo così, del cosmo lovecraftiano, però essenzialmente Lovecraft non lo intendeva così, perché le divinità per Lovecraft non esistono, sono gli uomini che, non avendo comunque i mezzi per catalogarle, per cercare comunque di racchiudere in degli schemi, gli dà l'appellativo di divinità. Quindi in questo contesto siete anche, diciamo così, l'idea che egli ha della religione, nel senso che ciò che l'uomo non conosce subentra l'elemento religioso, quasi a voler giustificare quella mancanza di conoscenza. Questo però che cosa ci fa capire? Che dato che Lovecraft credeva comunque anche nel progresso, in un progresso comunque buono, l'uomo man mano che conosce quegli elementi ha anche la possibilità poi di studiarli, di capirli e sostanzialmente di diventarne padrone, quindi non essere più, diciamo così, affetto da quell'ignoranza che invece aveva all'inizio, quando appunto forse non... l'ignoranza è quella che dalla quale scaturisce la paura, no? Per dare una giustificazione all'ignoranza, o la si chiama con i nomi delle divinità, o la si adduce alla religione, oppure fa paura. E forse è proprio da lì che nascono i mostri, dal sonno della ragione, quasi quasi potremmo dire, dal sonno della ragione nascono i mostri. Senti, in questo saggio molto bello, molto interessante, hai anche una introduzione importante, ci vuoi raccontare un po' com'è stato? Piace sempre ascoltare retroscena di queste cose. Sì, per dire la verità, ho chiesto a De Turris e a Sebastiano Fusco se erano interessati comunque a curare, diciamo, a fare questa introduzione a questo lavoro, e devo dire che ho trovato grande disponibilità da parte di De Turris. Non me lo aspettavo, è stata davvero, diciamo così, una sorpresa, anche perché proprio per la grande umanità del personaggio e dell'uomo, cioè che subito si è messo comunque a disposizione e comunque ha realizzato quasi 8 pagine di introduzione bella corposa, cioè mettendo anche in rilievo, diciamo, sì, vari elementi poi del percorso del lavoro, partendo proprio dal titolo Chi ha paura di Lovecraft, spiegando poi perché in realtà ancora oggi un autore come Lovecraft continua a fare paura. È un po', diciamo così, il senso dei classici, cioè quando hanno sempre da dirci, diciamo così, non invecchiano mai, ecco perché poi diventano classici. Ed De Turris comunque è riuscito a mettere in evidenza questi vari aspetti, facendo anche una panoramica sul saggio, sul lavoro. Lui è Sebastiano Fusco, e devo dire la verità, sono rimasto davvero molto molto contento, perché è una persona davvero davvero disponibile e affabile. E lo siamo anche noi, perché l'introduzione davvero completa questo bel saggio, dal titolo evocativo Chi ha paura di H.P. Lovecraft ricorda chi ha paura del lupo cattivo, che è una famosa frase di un grandissimo autore, di un grande film, e speriamo che porti fortuna. Io vi consiglio Chi ha paura di Lovecraft, il saggio di Rosario De Sio per la Oakmont Publishing. Rosario, ti ringrazio moltissimo e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.